Quanto ci vuole per cambiarle? 10 minuti. Che cosa potrebbe succedere se viene la polizia e vede che stiamo cambiando, lavorando sulle strade? Non lo so. Tutto pur di risparmiare. Quanto ci stiamo risparmiando qui? Dipende. Se lo fai in concessionario o dove? Se lo fai in concessionario sono quanto per le pastiglie? 200. Marco, sarai su TikTok? Vabbè. Sarai famoso in TikTok, Marco? A me non piace. Poi mi chiederanno, chi è quello lì, il meccanico che sta cambiando le pastiglie? Dicevi, in concessionario costa 250. Sì. Da privato, da te? A me non si può. Il costo delle pastiglie nella concessionaria? 130 euro. Più IVA. 130 più IVA. Guardate, questi sono lavori che non si fanno sulla strada, ma noi li stiamo facendo per risparmiare. È più facile. Ah, eccolo, perché lo mandi indietro con questo e basta. No, no. Cioè, stai mandando indietro il pistone? Sì. Quello cosa serve? Una dietro il pistone. Ah, ecco. Ora sapete come si fa, ragazzi, così. Se lo volete fare da casa voi. Qui c'è il tutorial come si fa. Il tutorial di Marco. Erano consumati. Sì, sì. Sì, si vede. No. Allora. Caldo. Fa caldo, sì. Ed ecco la prima, ma neanche 10 minuti.
E voilà, la prima è fatta. Ora tiriamo le quattro vite e basta, il primo è stato fatto. La gente ci guarda, questi chissà cosa stanno facendo. Se come ultimamente a San Giuliano ci sono le macchine, sì. Senza cerchi. Gli ho mandati indietro il pistone. No, adesso. Yeah. Perché se no non chiude. Gettati indietro. Almeno ho messo le quattro ruote, no? Ho messo le quattro ruote e si stringe sempre a croce. Trovate tutto! I punti così, tutti. Così non dicono che non mi sono sporcato le mani. Come dicevano a me al lavoro. Come ti dicono? Quando sono le mani sporche. almeno sembra che hai lavorato. E di mano d'opera quanto costa l'ora? 35 euro? No. No, di più. In concessionario costa. Adesso costava 55 più IVA. 55 più sì. IVA? Se poi vai in BMW, no, è una di queste due. Ah, la 21, ok. Vai di là. Se vado in BMW, cioè nella BMW dove tu lavori? Dipende da modello a modello. Ok. Va dagli 85 euro più IVA ai 105 più IVA. Che cavolo. Se vai da un particolare? Dipende, se vai da Norauto non so quanto ti fanno pagare. Comunque sei sempre in genere tra ricambio e manodopera sulle 200 euro. Per cambiare le pastiglie? Sì. Loro mi sembra che stanno a 50 euro più IVA. Vabbè, le pastiglie non so quanto le hai pagate. Devi chiedere a tua figlia. A mi sembra 50 euro. Adesso le tiriamo quando abbassiamo. Quindi abbiamo risparmiato un 200 euro. Il gioco è fatto, avete visto? 200 euro. Vabbè, 200 euro solo di... Risparmiato. Risparmiato. Vabbè, però abbiamo speso quello che costano le pastiglie, no? No, no. Pastiglie, sì. Le pagate 50 euro, mi sembra. Quindi abbiamo risparmiato 150 euro. In pastiglie della Ferodo. Euro.